Se questa notizia fosse vera e aspettiamo di leggere il decreto, si tratta di un provvedimento secondo me ingiusto, iniquo, un premio agli evasori, perché siamo di fronte all'ennesimo condono mascherato di cui l'Italia non ha bisogno, un premio all'evasione fiscale a chi le tasse non le paga vivendo sulle spalle dei contribuenti onesti. Se fosse confermato, il suo voto qui in Senato sarà negativo a questo punto? Ma sarà negativo sul provvedimento, ripeto. Il messaggio è devastante, è l'ennesimo premio all'evasione fiscale dopo che per decenni abbiamo tutti promesso lotta all'evasione, e così non si può assolutamente fare. Bisogna dire basta, bisogna andare incontro ai contribuenti onesti che non ce la fanno, ma gli evasori vanno colpiti. Peraltro queste 1.000 miliardi di evasione non riscossa, perché di questo stiamo parlando, è frutto di scandali e sperperi, dell'incapacità dell'amministrazione finanziaria di andare a riscuotere il dovuto quando si può, quando è giusto farlo e quando il contribuente è ancora rintracciabile. Stiamo distribuendo risorse a palate, miliardi a palate, che dovranno nei prossimi anni essere restituiti. Chi pagherà queste restituzioni? I soliti contribuenti onesti che le tasse le hanno sempre pagate, o vogliamo dare una svolta alla politica fiscale aprendo a tutti i cittadini in effettive difficoltà? E in questo caso la misura è semplicissima: no al condono, sì alla sospensione delle cartelle, magari in attesa della prossima dichiarazione dei redditi, dove si vedrà se i contribuenti, gli evasori accertati, non hanno risorse per pagare il dovuto o semplicemente hanno le risorse dichiarate con le quali possono pagare queste cartelle e anche il prossimo anno fare ancora meglio il loro dovere fiscale. All'interno di questa maggioranza eterogenea del governo Draghi le posizioni su questo intervento sono diverse. Lega e centrodestra vorrebbero addirittura alzare fino a 10.000 euro questa soglia o addirittura cancellare il tetto. Da Leu appunto si fa invece opposizione. Dentro i gruppi del Movimento 5 Stelle, oltre alla sua voce contraria, si sta sollevando alte perplessità. Si aspettava parole differenti considerando anche la presenza di Castelli confermata come vice ministro dell'economia. Guardi, non voglio parlare di persone. Il Movimento 5 Stelle in campagna elettorale nel 2018 era stato netto: lotta all'evasione fiscale. E credo e penso di non sbagliarmi che milioni di voti il Movimento 5 Stelle li abbia presi proprio manifestando finalmente una volontà netta di lottare contro l'evasione fiscale. Sarebbe un cedimento assolutamente ingiustificabile, ma io sono, ripeto, estremamente fiducioso, ma ho fiducia anche nel Presidente del Consiglio Draghi, dal quale mi aspetto che il nome di questo governo, sostenuto da una larga maggioranza, non si leghi all'ennesimo provvedimento in favore degli evasori fiscali. Senza giustizia fiscale non ci può essere in questo Paese autentica democrazia.